cari amici telespettatori di Fano TV, oggi una splendida giornata di sole su questa terrazza della Rotonda Mare di Senigallia, dove tra qualche minuto inizierà una conferenza stampa di quattro consorzi di apicoltori marchigiani uniti con il fil rouge, con un intento di portare avanti una tradizione che è quella del miele marchigiano, Marche di Miele. Andiamo a sentire cosa hanno da dirci. È giunto tempo, secondo noi, così come lo è stato per il vino, lo è stato per l'olio, anche il miele ha bisogno di darsi un vestito, di darsi una riconoscibilità e di esternare in qualche modo le qualità, le proprietà, anche perché ha subito un'evoluzione sia nella produzione che poi nella presentazione del prodotto stesso. Diverse aziende ormai noi rappresentiamo come consorzi apistici provinciali 2200 realtà, 2200 piccole, grandi, medie aziende del territorio diffuse in modo capillare dal mare fino alla montagna, e abbiamo bisogno di far capire quel che facciamo. Noi spesso quando usciamo di casa non diciamo andiamo a lavorare, andiamo dalle api. Questo già fa capire un attimino che questo lavoro, questo mestiere, antico mestiere, è legato proprio a una passione. Presidente, lei è il capofila di questo progetto, di questo consorzio, e quattro consorzi marchigiani che si uniscono. La formula di lavorare in sinergia è sempre quella vincente? Beh, sicuramente è quella che ci consente di ottenere sicuramente in un contesto di nicchia, di produzione di nicchia come l'apicoltura, un risultato più importante. Il fatto di mettersi insieme, ognuno di noi rinuncia a qualcosina, ma diventa un effetto sinergico per promuovere un prodotto che caratterizza ormai le Marche e il territorio marchigiano. Qual è il fil rouge che vi unisce? Beh, diciamo che i quattro consorzi ormai hanno evidenziato il fatto che per in qualche modo differenziare un prodotto del territorio da invece il prodotto di massa che troviamo su tutta la distribuzione, era necessario dargli un vestito, no? Dargli un'identità. Ecco perché usciamo con un marchio comune su un prodotto che intendiamo qualificare sia dal punto di vista territoriale ma anche sull'operato, cioè sul lavoro che viene fatto per ottenere un prodotto del genere, e questo ci sembrava la cornice e il contesto migliore per farlo, insomma. Il consorzio prende il nome Marche di Miele e ovviamente le api sono capisaldi di una diversità, di una tutela ambientale. Come risponde la regione e la nazione e anche la comunità europea rispetto a questo tema? Ecco, noi intendiamo attirare l'attenzione proprio delle istituzioni che ha appena citato per fare capire che il nostro settore purtroppo vive un periodo di crisi dettato soprattutto dai cambiamenti climatici, e quindi in qualche modo, partendo dal consumatore che fa una scelta ragionata sul prodotto acquistando miele italiano, in questo caso miele marchigiano, ma andando anche sulle istituzioni a sensibilizzare sul fatto che le api svolgono un ruolo importante non solo nei loro prodotti, producendo quindi miele piuttosto che altri prodotti, svolgono un'azione fondamentale per quanto riguarda il mantenimento della biodiversità e dello sviluppo delle colture agrarie. Attraverso quale funzione? Attraverso quella dell'impollinazione. Teniamo conto che la biodiversità è stata inserita addirittura all'interno della Costituzione, quindi le api di fatto sono all'interno della Costituzione. Hanno un diritto costitutivo. Esatto. La battaglia più grande di questo vostro nuovo progetto? È sicuramente quello di ottenere il giusto riconoscimento per un'attività che sembra marginale ed ha un indotto abbastanza limitato, però svolge una funzione fondamentale per la comunità tutta e per il settore agricolo, del quale, tenendo conto che noi ci alimentiamo con il 70% delle specie alimentari ad uso umano, si avvantaggiano dell'impollinazione degli insetti, in particolar modo delle api, quindi questo fa capire già che dipendiamo molto dalle api, insomma. Sì. Buon lavoro e buon miele marchigiano a tutti. Grazie, grazie a voi. Presidente, oggi presentiamo questo nuovo consorzio di quattro marchigiani, consorzi marchigiani di apicoltori. Come nasce l'esigenza di mettersi in consorzio per una battaglia comune,
o per qualcos'altro? No, nasce dall'esigenza per affrontare meglio il mercato e difendere meglio le api. Allora, gli apicoltori diciamo che producono il miele, ma producono anche benessere per l'ambiente, fanno impollinazione, fanno questi servizi qui, anche per la vegetazione spontanea. Purtroppo negli ultimi anni diciamo che le produzioni sono sempre più calate, la difficoltà di portare avanti gli alveari è sempre maggiore e il mercato viene invaso da prodotti in genere stranieri che hanno una scarsissima qualità quando sono realmente ciò che dicono di essere, quando sono realmente miele. E quindi ci siamo detti che dobbiamo unire le forze per cercare di affrontare meglio questo problema e aiutare il mercato, gli apicoltori e i consumatori. Infatti avete detto di no ai produttori industriali che non vogliono mettere la tracciabilità delle materie e anche delle miscele. Gli apicoltori delle Marche hanno detto no. Gli apicoltori delle Marche dicono che chi decide di produrre, di mettere in commercio miscele di mieli deve dichiarare la provenienza e dichiarare anche la percentuale di presenza per ogni singola provenienza. Questo è importante anche per cercare di aiutare ad avere un consumatore consapevole di ciò che acquista e ciò che consuma. E oggi cosa presentate al pubblico? Presentiamo il marchio Marche di Miele, che è proprio la conclusione di questo percorso di aiuto e di unione delle quattro associazioni. Quest'anno il miele d'acacia ha riscontrato una produzione quasi assente dovuto un po' al discorso climatico e di catastrofi, insomma. E come vi siete tutelati in questo senso? Purtroppo non siamo tutelati in questo senso, la produzione di miele di acacia in Italia è assolutamente scarsissima, nelle Marche è praticamente azzerata, salvo qualche piccolissima eccezione, ma diciamo che praticamente il prodotto non c'è e non abbiamo alcuna tutela per mancate produzioni. Presidente, buon lavoro e buon miele marchigiano a tutti. Speriamo, grazie mille. Oggi si ha la consapevolezza importante anche nell'opinione pubblica, ma soprattutto nel mondo agricolo, che il mondo apistico è centrale non soltanto per la potenzialità economica che può esprimere e che cresce di mese in mese, di anno in anno, ma è centrale perché rappresenta la vera difesa della qualità e della continuazione dell'esistenza di una serie di prodotti made in Italy. Perché il miele non è importante soltanto per il miele o per il consumatore del miele. Noi possiamo avere e continuare ad avere la qualità e l'eccellenza in tantissimi altri prodotti che provengono dai nostri campi, grazie e soltanto grazie alle api. Sottosegretario, il miele è un prodotto nutrizionale importante anche per la salute, ma ha risentito del maltempo, nelle Marche c'è stata una scarsità nel 2023, si può fare qualcosa? Chiaramente i cambiamenti climatici e questa stagione anomala, anche drammatica, sicuramente comportato una serie di problemi in generale sul mondo del settore primario dell'agricoltura e chiaramente ha colpito anche la realtà del miele, rispetto alla quale chiaramente c'è un'attenzione assolutamente importante da parte del Ministero, perché è tra i prodotti che esprimono meglio non soltanto le caratteristiche della biodiversità delle nostre regioni, ma anche in termini di qualità, di benessere, e quindi ogni sforzo nelle prossime settimane sarà proiettato a difesa e a sostegno del comparto. Inoltre l'iniziativa di questa mattina sta proprio a dimostrare quanto la realtà del miele nelle Marche sia importante. Del resto le Marche è una regione dove il miele ha sempre recitato un ruolo di assoluto protagonismo, sia in termini di riconoscenza sui mercati nazionali ed internazionali, ma anche in termini di altissima qualità. Quindi anche la mia presenza oggi non è stata soltanto quella di raccogliere un cortesissimo e interessante invito, ma chiaramente c'è tutta la volontà di lavorare gomito a gomito per sostenere il settore. Dopo l'olio, il vino, il miele. La direttiva miele? Noi stiamo facendo una serie di incontri per comprendere fino in fondo
quelle che sono le esigenze anche in termini di suggerimenti che partono dai territori. Sapete che abbiamo espresso anche in Europa la posizione dell'Italia che va a salvaguardare i nostri produttori. Il tema era se indicare senza percentuali sulle etichettature del miele i paesi da cui il miele provenga, senza indicarne appunto la percentuale. Noi invece abbiamo assunto una posizione molto chiara e abbiamo chiesto come Italia che venissero indicate esattamente le percentuali nelle miscele di miele nei barattoli, questo proprio per far comprendere al consumatore cosa stanno chiaramente assumendo, ma questo dà forza al comparto perché siamo tra i numeri uno in termini di qualità, di trasparenza, e poi sapete che il Made in Italy è uno dei marchi più amati, riconosciuti sui mercati internazionali perché è sinonimo di altissima qualità, di grande tradizione e soprattutto di tipicità dei territori. Quindi all'interno del mondo dell'agroalimentare chiaramente si apre anche tutta la parentesi relativa e molto importante alla riconoscibilità delle regioni, perché dietro ogni prodotto, dietro ogni barattolino c'è chiaramente una storia di un'azienda, una storia di un territorio, c'è cultura, c'è turismo e quindi noi dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Maggior tutela per i prodotti italiani. Maggior tutela per i prodotti italiani e la tutela della nostra qualità, ma anche della nostra capacità di trasformare questi prodotti, passa attraverso una etichettatura che sia la più chiara possibile e che vada a certificare e a qualificare chiaramente le note, le nostre caratteristiche in termini di altissima qualità che l'Italia chiaramente riesce a dimostrare in tutti i settori. Abbiamo capito che la siccità e l'eccesso di acqua ormai appartengono al vivere che avremo di fronte, quindi dobbiamo farci conti. Entrambe le cose sono dannose per le api, voi me lo insegnate perché ho ascoltato tantissimi di voi, quindi in modo particolare lo stress idrico è qualcosa che danneggia in modo incredibile le api. Forse dobbiamo trovare una misura, un modo per rendere stabile la disciplina di queste situazioni, perché rincorrere la Regione o lo Stato per avere dei soldi sotto emergenza rischia di essere umiliante per voi e difficile per noi, perché magari poi tra le emergenze, diciamoci la verità, questa non sempre viene compresa come un'emergenza, perché magari hai la gente che ha perso la casa, i morti, e trovare i soldi anche per questo tipo di emergenza non sempre viene compresa come emergenza e tanto molto spesso anche non viene proprio compresa. Andrea Valle Carloni, nasce un nuovo brand per un tema così importante come il miele, c'è bisogno di aiuto però perché il periodo non è favorevole. C'è bisogno più che altro di, in modo sostanziale, far capire quanto il settore apistico, questo settore speciale della zootecnia, sia fondamentale per tutto il mondo agricolo, per quello che produce come effetti, per il ruolo che hanno le api in tutti i tipi di impollinazioni. C'è da dire che sta nascendo su questo una sensibilità molto forte, noi stiamo cercando di far progredire l'attività regolatoria di pari passo con questa sensibilità che sta aumentando. I produttori sono davvero tanti e alcuni lo fanno in modo professionale, altri in modo amatoriale, ma certamente chiunque produce miele contribuisce all'ambiente, contribuisce al bene dell'agricoltura. Quindi, detto questo, quello che noi dobbiamo fare, il nostro dovere è riuscire a fare una legge che sia corrispondente alle esigenze del settore, tra cui un ruolo diverso per gli apicoltori, che non è solo produrre miele, ma è fare cultura, divulgazione, didattica, a diminuire l'impatto fiscale, le tasse a questo settore che non ha alcune agevolazioni che hanno altri settori e soprattutto riuscire a semplificare alcuni passaggi burocratici. E poi c'è un tema di fondo, che è quello del cambiamento climatico, che in qualche maniera sia l'eccesso di pioggia che la scarsità dell'acqua sta mettendo in ginocchio proprio il settore apistico. Questo settore necessita di avere non degli aiuti sull'emergenza, perché ormai non possiamo più considerarlo un'emergenza perché è strutturale, va creato un sistema per cui
l'attività apistica viene tutelata dallo stress idrico e da momenti che ormai sono completamente ciclici e quindi non possiamo più permetterci di chiamarle emergenza. Quindi come si fa? In passato, anche con altri ruoli, io ho avuto modo di creare dei bandi per questo settore, ma non è nemmeno quella forse la risposta, serve qualcosa di più strutturale e più duraturo, e per questo abbiamo fatto oggi un incontro dove c'è tutta la filiera istituzionale, dalla Regione alla Camera dei Deputati con la Commissione Agricoltura e il Governo con la delega all'apicoltura che è il sottosegretario D'Eramo che oggi con me sta incontrando e si sta confrontando con gli apicoltori. È un'emergenza che spesso non viene considerata, a volte sottesa. È una questione di linguaggio o di informazione? No, è una questione che per il settore agricolo tradizionalmente inteso, questo specifico settore non sempre viene considerato della giusta e adeguata importanza che dovrebbe avere, tanto più che ci sono tantissimi apicoltori amatoriali, diciamo così, e pochi professionali. Ecco, nella misura in cui nasceranno aziende agricole che nella loro attività anche di diversificazione del reddito hanno anche l'attività di zootecnia legata alle api, tanto più la consapevolezza e anche gli strumenti finanziari che l'agricoltura mette a disposizione potranno essere utilizzati. Oggi, per esempio, con la nascita di questo brand, si utilizza per la prima volta una misura del PSR, cioè delle politiche di sviluppo rurale, finalizzate alla comunicazione pubblicitaria, al marketing e anche alla formazione. Ecco, finora non ci sono stati progetti di tipo professionale in questo settore. In questo momento c'è un'evoluzione e questa evoluzione è da un lato professionale, aziendale, e dall'altra deve essere istituzionale. Quindi si porta dietro anche un'esigenza regolatoria di modificare le norme che disciplinano il settore. Un continuo dialogo istituzionale allora? Serve un continuo dialogo istituzionale perché appunto è un settore che è cresciuto ed è anche cambiato da che era per molti un'attività minore, accessoria, non prevalente, per alcuni sta diventando professionale, per altri lo era già, ma in generale è un settore che si sta evolvendo. Le Marche è la seconda regione in Italia nel rapporto tra alveari e superficie di chilometri quadrati, quindi vuol dire che appunto è una regione densa di alveari, è una regione che il rapporto anche tra gli apicoltori e gli abitanti è quarta in Italia. Assessore, l'importanza della filiera istituzionale per questo brand e per questo settore? Sì, allora il settore delle api è fondamentale per la Regione Marche, l'apicoltura l'abbiamo dimostrato con una serie di interventi in questi ultimi anni, recentemente abbiamo anche approvato la riforma della nuova legge, abbiamo distribuito dei fondi anche importanti a sostegno proprio degli apicoltori, le api hanno un ruolo fondamentale anche nell'equilibrio dell'ecosistema, dell'ambiente, della natura e in più da parte nostra ovviamente c'è la volontà di sostenere comunque un settore che è sempre più ricco di produttori, di apicoltori che oltre alla passione innegabile stanno investendo anche risorse proprie importanti a livello imprenditoriale. Consideriamo che la Regione Marche è la seconda regione in Italia per numero di arnie e superficie, il rapporto, la quarta in Italia tra apicoltori e numero di abitanti, quindi tutto ciò significa e attesta appunto un'importanza notevole da parte anche proprio della popolazione, quindi è ovvio che la Regione Marche è molto attenta a quelle che sono anche le evoluzioni del settore, purtroppo anche nei momenti di difficoltà. In questi ultimi anni abbiamo fatto degli interventi extra e abbiamo visto che anche quest'anno ci sono delle difficoltà enormi, è un mondo molto fragile che è soggetto ai cambiamenti climatici, prima problemi con la siccità, poi con il freddo, adesso le piogge, e quindi ci aspettiamo anche un intervento importante da parte del Ministero, approfittiamo della presenza del sottosegretario per chiedere un tavolo permanente dove possiamo discutere anche serenamente il futuro del sistema dell'apicoltura. Il consorzio di oggi ci garantisce quanto importante un lavoro sinergico, quanto è importante anche un lavoro a livello europeo e di comunità europea per questo settore. Sì, effettivamente come dicevamo prima è importante proprio attivare tutta una filiera istituzionale e non solo, cioè c'è una collaborazione totale, qui abbiamo dei consorzi che lavorano molto bene,
molto dinamici, anzi grazie a loro abbiamo potuto fare anche il nuovo censimento delle arnie, in maniera tale che ci ha permesso anche di ottenere più fondi, perché vanno in rapporto proprio al numero delle arnie presenti sul territorio, che sono praticamente oltre 70.000 nelle Marche. È importante quindi attingere ai fondi europei e a mantenere viva questa filiera, che vede appunto la regione, il ministero e anche l'Europa insieme appunto per sostenere il settore. Il futuro per il miele, per la produzione, per il settore apistico c'è, bisogna capirne l'importanza, arrivare nelle scuole, arrivare al consumatore di domani, abbiamo un futuro, io dico, garantito per il settore. Luca, sei un apicoltore, come nasce questa passione e poi diventa il tuo lavoro? Questa passione nasce in maniera del tutto inaspettata quando studiavo ingegneria meccanica. Sono venuto a conoscenza di questo fantastico mondo in maniera quasi del tutto casuale, e di questo perfetto mondo e di questo animale me ne sono innamorato, e da lì ho iniziato a farmi una cultura e quindi a studiare, a formarmi e restare aggiornato in questo mondo, in questo settore che è diventato sempre più difficile. Però è un'immensa soddisfazione poter lavorare a contatto con la natura, poter lavorare con questo animale, con questo elemento fondamentale per l'ecosistema, e quello che otteniamo è un prodotto veramente unico che caratterizza il nostro territorio, che caratterizza veramente la regione marchigiana e la regione Marche, e lavorare in regime di biologico è senza dubbio importante per offrire un prodotto eccellente per il benessere dell'ambiente, per il benessere dell'ape e per il benessere di tutte le persone che poi consumano e mangiano questo prodotto. L'apicoltore non estrae solo il miele, ma è un lavoro di cooperazione insieme alle api. Sì, assolutamente. Noi non possiamo immaginare l'ape come uno strumento per produrre miele, ma solo garantendo il benessere dell'ape, solo garantendo il benessere della colonia e dell'intero insieme dell'alveare, possiamo pensare e sperare di raccogliere il miele. Miele che appunto è solo un 30% del lavoro dell'ape, perché il restante 70% lo troviamo sulle nostre tavole e non è miele, grazie al loro servizio di impollinazione che è fondamentale e molto spesso non viene riconosciuto. Che tipo di miele producete, Luca? Abbiamo una linea di mieli monoflorali che appunto caratterizzano il nostro territorio, quindi oltre al miele di acacia nelle annate che lo consentono, oltre al miele millefiori e miele di castagno, abbiamo anche mieli che caratterizzano in maniera più particolare e più precisa il nostro territorio, mieli molto meno conosciuti, molto più di nicchia, che possono essere il coriandolo, la melata, l'erba medica, e quindi identificano in maniera marcata il territorio dove noi lavoriamo, dove abbiamo basato e fondato la nostra azienda e dove le api vivono tutto l'anno, perché facciamo apicoltura stanziale. Pierluigi, che tipi di miele fate? Nella provincia del sud delle Marche, Ascoli e Fermo, si producono soprattutto millefiori, talvolta nelle stagioni fortunate il miele di acacia, e fondamentalmente eravamo famosi per il miele di girasole. Ha detto stagioni fortunate, perché questo 2023 con il miele d'acacia non siamo proprio fortunati. Questo 2023 è figlio del 2022, del 2021, del 2019, delle annate sfortunate dal punto di vista climatico, nelle quali non siamo riusciti ad ottenere buone produzioni del miele di acacia, che è quello di più alto valore economico e quello che garantisce un reddito importante a noi apicoltori. Ci accontentiamo delle produzioni estive, se ci saranno soprattutto. Cosa c'ha di caratteristica rispetto agli altri? Cos'è che lo differenzia? Il miele d'acacia è amato perché rimane liquido a lungo, quindi è fruibile dal consumatore per molte stagioni, anche quando c'è il freddo rimane sempre liquido, viene utilizzato come dolcificante,
viene preferito da molti, anche se la scienza e la nostra pratica ci dice che non è uno dei migliori, ma è uno dei preferiti al pubblico. Quanto miele si produce all'anno? Questa è una bruttissima domanda che mi fate. Ne produciamo davvero poco nelle ultime annualità. Gli anziani ci raccontano che non più di 30-40 anni fa ogni cassetta di ape produceva 40 kg di miele. Attualmente siamo sulla media dei 3-5 kg all'anno. È una perdita notevole. Questo incontro mette a chiaro anche un supporto istituzionale europeo per il vostro settore. Sì, siamo molto fortunati. C'è stato un movimento di apicoltori che ha avuto un riscontro importante nella politica. Le istituzioni ci aiutano, ci supportano sia a livello regionale ma anche a livello italiano, e una fortissima rappresentanza europea prende le parti di noi piccoli apicoltori di tutte le regioni e ci rappresenta in maniera egregia, direi. Una domanda, Pierluigi. Mi sono sempre chiesta, io ho un po' paura delle api, ma un apicoltore non ha paura? Abbiamo tutti paura delle api, le temiamo e le rispettiamo. Andiamo dalle api al lavoro bardati anche quando fa molto caldo. Noi con queste giornate, con le temperature che vivete tutti, siamo sempre coperti quasi completamente. Se le api sono nervose risultano essere aggressive, se le api sono tranquille, noi siamo tranquilli, troviamo un equilibrio e riusciamo a lavorare entrambi. Il mondo delle api diventa anche progetto didattico e funzionale per i bambini. Sì, i consorzi si occupano di promuovere l'apicoltura in genere presso le scuole. E ci sono delle giornate, soprattutto con i bambini più piccoli, negli asili e nelle scuole elementari. Proponiamo spiegazioni su quello che è il lavoro dell'apicoltore, su come si fa il miele, su che cos'è il miele, da dove viene, e tutto il lavoro delle api. Molto spesso portiamo anche le api nelle scuole, le facciamo vedere ai bambini e sono entusiasti, soprattutto nelle città. Ecco, magari nelle zone rurali uno le ha viste talvolta, nelle città invece è un caso rarissimo incontrare delle api. Prendere consapevolezza dell'importanza delle api nell'ecosistema. Sì, per tutta la loro funzione, l'impollinazione è la cosa fondamentale, è un ruolo che svolgono incessabilmente e su tutto il territorio, quindi ci consentono di nutrirci e consentono di produrre tutto quello che poi serve anche per il nutrimento animale, quindi sono alla base di tantissime catene agricole e zootecniche. Dottoressa, gli antichi hanno decretato che il miele è il nettare degli dei. Avevano perfettamente ragione, bisogna sempre prendere esempio dagli antichi e andare avanti comunque col progresso, proprio perché questo prodotto non è solo un semplice zucchero da aggiungere agli alimenti o alle bevande, ma è un vero e proprio alimento con delle qualità molto particolari. Un alimento versatile nella alimentazione, nutrizione, cosmetica, benessere, chi ha più ne metta. Sì, in effetti è un prodotto che può spaziare dalla semplice alimentazione quotidiana, a partire dalla colazione, può essere inserito in piatti di ogni genere, fino ad arrivare alla cosmesi e anche adesso anche agli apiari olistici, perché non è apicoltura, non è solo miele, ma è tutto il paniere, tutti i prodotti dell'alveare, compreso le api stesse, che sono fondamentali per la biodiversità e per le produzioni agricole. Che tipi di miele produce la Regione Marche? Allora, nella Regione Marche si producono diverse varietà di mieli. Le principali sono indubbiamente i millefiori, che possono essere quindi di varie tipologie. E poi abbiamo l'acacia, la colza, il girasole, il coriandolo, la melata, il castagno e alcuni prodotti che annualmente possono più o meno essere presenti, come il trifoglio, l'erba medica, l'edera. Quindi, come vedete, quindi una grande varietà che può accontentare un vasto pubblico. Miele non è sempre sinonimo di dolcezza, perché abbiamo scoperto che ci sono dei mieli amari.
Esattamente, in Italia abbiamo dei mieli anche amari, tra cui il castagno che si produce anche sui Sibillini, nel Fermano e nei confini, diciamo così, con l'Abruzzo, ma a livello nazionale abbiamo anche il miele di Corbezzolo che è molto amaro come il miele di castagno, quindi possono incontrare anche, diciamo così, il favore di persone che non amano particolarmente gli alimenti, i cibi dolci. Si è appena conclusa la conferenza stampa sul consorzio degli apicoltori marchigiani, Marche di Miele, e adesso non resta che assaggiare il fantastico miele di girasole delle Marche. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Fano TV.